Ciao ragazzi e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vado ad illustrarvi la seconda espansione scritta per il sistema di gioco Time Stories, e precisamente è Prophecy of Dragons, scritta da Manuel Rosoi per 2-4 giocatori della durata di circa 90 minuti a run. Se non sapete cosa sia il sistema Time Stories, vi invito a guardare il mio filmato Time Stories Asylum. Se invece sapete cos'è, vi dico subito che anche in questo caso non vi farò alcun tipo di spoiler e vi dividerò la recensione in 3 livelli diversi. Per il primo livello vi dico semplicemente che sarete catapultati in un mondo all'interno del quale dei cattivoni che riescono anche loro a viaggiare nel tempo stanno creando un grossissimo fault, e il vostro scopo è quello di trovarli e soprattutto fermarli. Se questo vi basta vi posso dire subito ciao e alla prossima. Se invece volete avere semplicemente le informazioni che vi dà la base appena partite, aspettate il termine della sigla. Vi darò anche qualche input su qual è la sensazione di fondo di questa missione, ma pur sempre senza spoiler. Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni, se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. Prima di partire per la missione, Bob vi svelerà che finirete in un mondo medievaleggiante, dove è presente comunque in qualche misura anche la magia. Per quanto riguarda l'avventura in generale, vi posso dire che affronterete una prima parte in cui sarete molto liberi, non avrete praticamente alcuna pressione da parte del gioco. Potrete esplorare tutti i vari luoghi, potrete interagire con tutte le carte, potrete fare un po' quello che vi pare fondamentalmente. Ci sono tante strade che portano alla conclusione di questa prima parte e sono bene o male tutte equivalenti. La differenza sta proprio nei personaggi che avete deciso di impersonare, se scusate il gioco di parole. Alcune strade quindi saranno più fattibili con un certo mix di personaggi, altre con un altro mix, insomma riuscite comunque anche a prevederlo prima di affrontare una di queste strade. Il consiglio che vi do infatti è: se qualche personaggio all'interno dell'avventura vi darà dei consigli su una strada rispetto ad un'altra, beh, seguite quei consigli. Nel nostro caso una run è durata meno di 10 minuti perché non abbiamo seguito il consiglio, ma sì, cosa vuoi che succeda, e in 10 minuti eravamo tutti morti. Arriverete quindi poi ad una seconda parte di questa avventura in cui ci sarà davvero la pressione e cominceranno a farsi serie le cose. Più che altro perché questa seconda parte è una sorta di checkpoint, quindi da un lato vi aiuterà perché potrete ripartire sempre da questa seconda parte, ma se non siete arrivati abbastanza preparati, beh, le cose saranno molto più difficili. La durata complessiva di questa avventura è un po' più lunga rispetto alle precedenti. Diciamo che in questo caso ci assestiamo fra le 5 e le 6 ore totali. Nota margine che ho apprezzato: all'interno di questa avventura è sparsa un po' di ironia, diciamo ci sono delle cose che accadono, dei riferimenti che non ti aspetti, che in qualche modo suscitano delle risate al tavolo, è un qualcosa che non c'era nelle avventure precedenti e che mi piaceva sottolineare. In conclusione vi posso dire che questa avventura mi è davvero piaciuta, proprio per il fatto che c'è questa prima parte molto libera, il checkpoint, poi la seconda parte e soprattutto la magia che dovete imparare a gestire in qualche modo, insomma è molto intrigante come avventura e allo stesso tempo forse anche la prima delle 3 avventure che ho giocato che può essere anche rigiocata. Proprio per questa prima parte così libera potrete anche decidere di provare con personaggi diversi, provare strade diverse e provare ad arrivare attrezzati in maniera diversa alla seconda parte dell'avventura. In sostanza mi è piaciuta più di Case perché non è così forzata la parte di azione verso i personaggi non giocanti, un pelo meno rispetto ad Asylum perché gli enigmi erano un pelo blandi e non così bloccanti. Direi quindi che chiudo qua la recensione e vi invito sicuramente a provare questo A Prophecy of Dragons, come fondamentalmente vi invito a provare un po' tutte le espansioni di questo Time Stories, vabbè, ma sono un po' di parte. Mentre per chi vuole un attimo spizzare, giusto buttare un occhio sul comparto grafico e quali sono i ricettacoli all'interno dei quali entrerete per questa avventura in modo tale da avere un'informazione in più, insomma un pizzico di spoiler in più, vi lascio 5 secondi di buco per decidere e poi 20 secondi in cui vi mostro questo poco materiale. Ciao! Come avrete dedotto, sarete catapultati in un mondo in chiave prettamente fantasy, comprensivo di razze anche diverse da quella umana. Diverse razze che sono anche rappresentate dai ricettacoli che potrete andare a impersonare, ciascuno con una differente classe tipica dei giochi di ruolo: paladino, ranger, ladro, mago e così via. La mappa è come se fosse disegnata su un'antica pergamena, non mi resta quindi che augurarvi in bocca al lupo.